Nella cittadina costiera di Santa Margherita Ligure, situata nella provincia di Genova, si è verificato un tragico incidente ieri sera. Durante una lite tra due residenti dello stesso edificio, un uomo di nome Alessio Grana, 35 anni, è stato ucciso. L'aggressore, un uomo di 55 anni che abitava accanto, ha utilizzato un'arma bianca per attaccare Alessio Grana, al quale ha perso la vita a causa di un accoltellamento. Sembra che la vittima, in uno stato di alterazione mentale e fisica, abbia cercato un confronto con il suo vicino, recandosi davanti alla sua porta d'ingresso. Durante l'alterco, Alessio Grana avrebbe impugnato un bastone e colpito il vicino, secondo quanto riferito dagli investigatori. La reazione dell'aggressore è stata estremamente violenta. L'incidente ha provocato un grave trauma cranico che ha portato all'attivazione dell'emergenza medica tramite il numero 118 intorno alle 20:40. I carabinieri sono giunti sul luogo dell'incidente e hanno avviato un'indagine approfondita per comprendere meglio la dinamica dei fatti. Inoltre sono intervenuti i soccorritori dell'automedica Tango 2, dei mezzi di soccorso di base forniti dalla Croce Bianca di Rapallo e dalla Croce Rossa di Santa Margherita Ligure. Ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita di Alessio Grana.